Servono i lavori all'interno del comitato provinciale Comasco, vicino allo stadio di Como, per la 54esima giornata nazionale della bicicletta che andrà in cantiere praticamente. Verrà effettuata domenica 8 ottobre. Siamo con il presidente provinciale Franco Bettoni. Beh, insomma, l'anno scorso l'arrivo alla colma e adesso si ritorna tutti a ghisarlo. Ma l'arrivo alla colma mi commuove sempre pensare a quell'arrivo lì. Era un giorno dove c'era anche nevischio, nevicava, hanno vinto due campioni. Io vado così un po' in ruota libera con i due campioni lì, Bagioli e Vlacek, che hanno vinto quelle gare lì. Quest'anno ci sono tutte e due e si sfideranno per andare quest'anno al Ghisaldo, perché quest'anno per fortuna non ci sono Ferrari al Ghisaldo, quindi possiamo andare noi come con le gare ciclistiche. E con la nostra bellissima giornata nazionale della bicicletta. E quindi siamo contenti, fieri di essere riusciti ancora una volta a fare la giornata nazionale della bicicletta del Comitato Provinciale Comasco. Quella nata nel 1961, grazie alla collaborazione, o meglio, era una manifestazione voluta dall'allora Unione Ciclistica Comense. Sì, l'Unione Ciclistica Comense 1887. Il grande presidente Bruno, ma va ricordato che quel grande presidente Bruno non inventò solo la giornata nazionale della bicicletta con Mattiroli, che era del comitato, inventò anche nel 49 il Giro della provincia di Como. E quindi l'anno prossimo festeggeremo il 70esimo anniversario del Giro della provincia di Como. E quindi sempre altra invenzione di quei grandi dirigenti che noi ancora oggi dovremmo avere e dovremmo sempre, ai quali dovremmo sempre portare un grandissimo rispetto, e forse non sempre magari riusciamo a farlo. Certo che però due gare sono un po' pochine, vero Presidente? Sì, sono pochine. Non è facile trovare l'aspetto economico, non è facile trovare le società che organizzano, non è facile che 15 giorni prima si faccia un'altra manifestazione che io chiamo Ghisallo Day e chiamerò sempre Ghisallo Day, dove arrivano allo stesso posto appunto il Ghisallo, dove si impegnano delle società anche comasche e dove praticamente è una grandissima, bellissima manifestazione e quindi 15 giorni prima però va a creare problemi a questa nostra giornata, come l'anno scorso li ha creati il Magreglio. Siamo dovuti andare negli ultimi 15 giorni alla colma di Sormano, come li ha creati l'anno precedente e come comunque sono problemi che sono creati. Questa situazione noi abbiamo chiesto, è l'occasione buona per dirlo, credo, noi abbiamo chiesto alla Federazione di risolvere questo problema perché Bettoni non è stato capace forse, non è riuscito e quindi vediamo che cosa deciderà la Federazione. Va bene, queste sono beghe di cortile, potremmo dire, o meglio di provincia. Quello che più conta è che si ritorni al Ghisallo e quest'anno potremmo dire che c'è un caso di partenti veramente eccezionali. Beh, per quanto riguarda la gara degli allievi ci sono dei buoni elementi, manca forse il più dei buoni elementi, non ha importanza. Ma la gara è sicuramente di alto spessore e poi il massimo invece lo avete ottenuto scorrendo l'elenco degli iscritti con la gara per gli juniores. Potremmo dire che qui c'è il meglio del ciclismo giovanile italiano. Beh, Angelo, lo dici già tu. Comunque, un attimino per gli allievi. Ci sono dei ragazzi, c'è una società che è la prima in classifica in Italia come punteggio, ci sono dei ragazzi che sono terzi, quarti, quinti, eccetera, in classifica, Plebani, Martinelli, ce ne sono diversi altri, insomma, comunque è una bellissima gara anche quella. Sì, manca il ragazzo, manca Piccolo che ha vinto il giro della provincia, l'ha vinto molto bene, poi si fece male alla spalla, insomma così. Poi comunque è comunque una bella gara. Certo, la gara degli juniores
straordinaria. L'anno scorso avevamo Bagioli i migliori 5, mi ricordo che avevamo Biringhello, avevamo Canturino e avevamo il campione italiano, ed era una bella gara, è stata una bella gara anche l'anno scorso. Quest'anno è super, se abbiamo visto gli ultimi mondiali degli juniores, abbiamo Rastelli, abbiamo Puppio, abbiamo i corridori che i primi 6, poi abbiamo Bagioli che comunque Bagioli è il terzo in classifica generale, poi c'è Innocenti che è il primo addirittura, quindi abbiamo un grosso numero di partecipanti, nei primi 15 corridori abbiamo qua almeno i migliori 7-8 a livello nazionale, siamo contenti, andiamo su dal Ghisallo, la parte dura del Ghisallo da Bellagio, facciamo l'uomo in discesa, speriamo, dicono, sembra che il tempo sia bello, molto bene, e quindi andremo a fare, io credo, una grande gara. Appuntamento quindi domenica mattina a Como, allo stadio comunale, da dove partiranno le due gare, e poi su alla chiesetta di Magreglio, dove ad attendere i corridori ci sarà la Madonnina protettrice di tutti i ciclisti.